Semiabbandono è lo stato in cui si trova la stazione ferroviaria di Pinerolo Po. Una situazione anche pericolosa che preoccupa chi ogni giorno prende il treno per recarsi a scuola o al lavoro. In collegamento telefonico, Yolanda Nanni, portavoce del Comitato Pendolari Pavesi, evidenzia lo stato di degrado della stazione. Ci siamo piuttosto indignati come Coordinamento Provinciale Pendolari Pavesi di apprendere che sul nostro territorio c'è una stazione che è quella di Pinerolo Po, situata sulla linea Stradella Milano nel sud Pavese, che versa in condizioni di degrado assolutamente molto gravi, perché riporta delle crepe sulla facciata che ci sono state segnalate da fotografie inviate da pendolari utenti di questa stazione, che sembrano spaccare l'edificio in due, quasi fossero diciamo una fotografia di uno stabile terremotato dell'Emilia. Abbiamo pertanto attenzionato immediatamente sia la Direzione Infrastrutture e Trasporti della Regione Lombardia, sia RFI, che il sindaco del comune di Pinerolo Po, che dovrebbe essere al corrente di questa situazione anche per una questione di tutela della sicurezza dei cittadini, e abbiamo anche inviato un ampio dossier informativo al prefetto di Pavia, richiedendo interventi urgenti per verificare lo stato strutturale di agibilità, la salubrità e la staticità dell'edificio della stazione di Pinerolo. Fra l'altro, da un sopralluogo che abbiamo fatto ieri sono apparsi anche notevoli altri elementi di degrado, come per esempio un pozzetto di raccolta acque che probabilmente ha contribuito a raccogliere acqua presso la stazione, non aiutando per il mantenimento delle buone fondamenta dell'edificio. Abbiamo riscontrato che le crepe esterne corrispondono ad altrettante crepe interne nella stazione, di cui abbiamo appunto estratto fotografie. C'è un tombino arrugginito con un buco, con in grave pericolo sul binario per pendolari di cadervi addirittura dentro, con ricordi drammatici del nostro paese a cui non vogliamo neanche pensare, un comignolo che perde pezzi di intonaco, grondaie del tetto mai pulite, completamente intasate, che non permettono lo scolo dell'acqua. Insomma, bastino queste velocissime informazioni per disegnare uno stato di allarme, per il quale noi speriamo che, se non si è fatto niente in tutti questi anni, ora anche grazie alla denuncia dei pendolari e del coordinamento si possa provvedere a intervenire tempestivamente.